che riguardano il Presidente della Repubblica, e questo Presidente è stato rieletto, quindi ci sono tante cose che lasciano... Mi scusi, non era il caso allora forse di trovare veramente un candidato condiviso, perché Rodotà era il vostro candidato uscito fuori dalle primarie, però 48.000 aventi diritto al voto. A questo punto non era forse il caso di trovare un candidato condiviso prima di arrivare a questo? Allora, potevamo trovare un candidato con 420 diritti al voto, cioè viene lamentato che il nostro Quirinale hanno avuto 48.000 aventi diritto al voto. Prodi quante persone lo hanno scelto? Quante persone hanno scelto Prodi? Quante persone hanno scelto Marini? Quante persone l'hanno scelto? Rodotà l'hanno scelto in 48.000. Quanti hanno scelto Prodi? Perché avremmo dovuto votare Prodi scelto da quanti? Da 400 deputati e senatori? E perché non invece chi scelto da 48.000? E poi vi sto dicendo, come ho detto prima, Rodotà non è un uomo del 5 Stelle, Rodotà non è un uomo del Movimento 5 Stelle. Noi abbiamo proposto un nome che è il loro candidato, un nome che è stato da loro portato come bandiera, è stato eletto nelle file del Partito Democratico, è stato portato come segno del rinnovamento e l'hanno rifiutato. Non abbiamo proposto una cosa, l'hanno rifiutato perché parla di diritti civili, parla di beni comuni, parla di acqua pubblica. Questo l'hanno rifiutato, per queste cose, che un uomo onesto è un uomo libero. Questo l'hanno rifiutato. Voi, però, napoletano, è possibile che non ci fosse... in quanto napoletano o in quanto quello che prevede che può essere un governo di larghe intese, eccetera? Noi non vogliamo personalizzare sul presidente napoletano. Non vogliamo personalizzare la questione sul presidente napoletano. Lo vogliamo personalizzare e vogliamo concentrare l'attenzione su quello che è successo oggi, che tutto a un tratto, dopo una serie di... non si capiva che cosa stava succedendo, una serie di contatti per cui ci dicevano, questa è una cosa vergognosa, che avevamo bruciato Rodotà. Questa è una cosa che voi dovete denunciare. Questi meccanismi, queste sono logiche che a noi non competono. Quando sentiamo dire che un nome non lo devi fare prima perché se lo fai prima lo bruci, qualcuno ci ha detto dovevate votare scheda bianca, poi proporre Rodotà sotto traccia, così il PD avrebbe detto Rodotà è un bel nome, noi lo approvavamo e poi lo votavamo. Questi meccanismi ci hanno detto, pensate che cosa succede là dentro. Noi a questi giochi, queste logiche non ci stiamo. Se un candidato è un buon candidato, è un buon candidato, non è un buon candidato solo perché è proposto da uno, proposto dall'altro. Oggi ufficialmente siete all'opposizione, che era un po' quello che forse vi proponevate dall'inizio, no? Perché avete detto fuori tutti, noi non facciamo accordi. Quindi adesso in poi, cos'è di propositivo? Noi non eravamo all'opposizione, noi abbiamo posto abbiamo fatto una richiesta specifica, un governo a 5 Stelle. Se voi vedete l'elenco dei candidati venuti fuori dalle Quirinarie, togliendo quei nomi, ma dando il senso di quei nomi, attenzione, non quei nomi, ma il senso di quei nomi, è il senso di un governo a 5 Stelle. Un governo fatto da tante persone libere, persone non legate al Movimento 5 Stelle, ma persone alte, esterne, persone come Gino Strada, Milena Cabanelli. Immaginate queste persone collocate a dei ministeri secondo competenze e garanzia che possono fornire. C'era anche Romano Prodi, perché no? C'era anche Romano Prodi in mezzo a quei nove candidati, la dimostrazione di come sarebbe potuto venire fuori un governo a 5 Stelle. Sarebbe venuto un governo a 5 Stelle. No, assolutamente, meglio Rodotà, non avremmo votato Prodi. Quindi sono Rodotà. Il risultato per Crimi, una cosa, si parla però. Mi ha spiegato perché non Rodotà, e questa è la cosa. Crimi, si parla di una legge elettorale che sta per essere, che possa essere. Il problema non è napoletano, il problema non è l'elezione napoletana, è quello che verrà dopo. Cosa ha significato questa elezione? Qual è l'accordo sotto? Cosa succederà nei prossimi giorni e la prossima settimana? È questo il problema. Ecco, una delle cose che può succedere, di cui si parla, è di una legge elettorale, così come è scritto anche nel documento dei saggi, che sembra quasi fatta apposta per neutralizzare il Movimento 5 Stelle. Voi temete questo perché, insomma, è una voce che in Parlamento... Allora, ci hanno provato, hanno portato il quorum all'8% e ci davano al 10%, lo volevano portare al 15% e ci davano al 20%. Qualunque cosa faranno, non ci riescono. Non è una questione di legge elettorale. I cittadini hanno alzato la testa, noi in questo momento siamo gli unici che abbiamo il coraggio, la forza di stare lì. E lo possiamo fare con la faccia pulita, di star lì, in mezzo a quelle persone lì. Io sfido tutti quelli che stanno là dentro, li sfido tutti a uscire lì in mezzo e stare in mezzo a quelle persone con tranquillità e serenità, come è stato oggi. Ho detto di sfidare. Chi è che uscirà? Il risultato di distruggere il PD l'avete ottenuto, perché un fatto si è autodistrutto.
sul voce, dopo che Grillo ha detto sul nome di Amato per il governo. Cosa dite oggi? Si parla di Asce, eccetera, cosa dire oggi a questa gente che è in piazza? In realtà, guarda, quando si è parlato di Asce, se guardate bene il post, Asce di guerra fatte di progetti, missioni, beni comuni, di una serie di cose, non era il termine. La guerra era in quel senso, fatta di proposte, progetti. Era un altro tipo di guerra di cui si parlava in quel post, se andate a rivederlo bene, e non limitandosi solo alla semplificazione di due parole. Sul nome di Amato per il governo. Continueremo la nostra attività, faremo delle proposte di legge, alcune già depositate, e poi abbiano il coraggio, no, non è la priorità tornare al voto, adesso abbiano il coraggio giorno per giorno di approvare delle leggi, e vediamo che cosa si tirano fuori adesso, e vediamo se continuiamo. Allora, quello che sta succedendo oggi alla fine, che cos'è? La continuazione di quello che è stato per un anno e mezzo a questa parte, né più né meno, è la continuazione già scritta, alla fine è quella, dall'inizio che sentiamo fare i nomi di Prodi, i nomi di Amato, è sempre gli stessi. Andiamo, Vito, c'è l'altro genere.